una parte di noi crede di poter diventare facilmente amica di se stessa, ma è poi così difficile. Questo sarebbe fantasticare su se stessi, sarebbe fantafilosofia, sarebbe restare nell'alveo beatificante di un'identità che abbiamo rincorso per tanti anni, da un secolo all'altro. E non ci siamo mai accorti della nostra nudità, l'abbiamo occultata, cercando gli amici negli altri e le amiche. Mentre era quello il primo passo. Comprendere che il nostro passaggio vitale è meno che caduco. E forse questo è ancora non dire nulla. Se la metafisica è una parte della letteratura fantastica, allora questo è possibile. Fare della nostra vita un progetto che non ha identità, che non ha un ego dietro. Rincorrerla e persino a nostra insaputa, perché se non fosse a nostra insaputa, finiremmo per crederla una meta, una direzione. L'amico di se stesso può dire a se stesso impunemente ciò che pensa, a differenza dell'amico altro, dell'amico estraneo. È poi vero che non siamo estranei a noi stessi e che questa stessa ricerca di un nucleo della nostra personalità non ci spinge invece lontano, dove non vorremmo, dove non troviamo lidi accoglienti, spiagge sulle quali poter respirare l'aria marina del mattino, che si perde subito in una estate trascinata, in una estate che sembra non voler smettere, proprio come noi. Una estate alla ricerca di un'ossatura che permetta di definirla come tale, estate. E noi siamo stati. Questo è quello che non ci abbandona. Siamo stati. Quell'essere stati potrebbe essere sostituito da un saremo stati. E allora forse il nostro passato ci sembrerebbe meno vincolante e anche meno angosciante. Perché il passato noi tutti si cerca di cambiarlo, di imbastire una storia, la nostra. Una storia dove noi siamo eroi, qualunque cosa avremo fatto o non fatto, saremo stati.
Quel saremo stati ci fa capire che abbiamo bisogno di un mito per crescere, oppure per non intuire che ci stiamo sviluppando verso una meta che non conosciamo, che si impone a nostra insaputa, appunto. A nostra insaputa sarebbe il programma fantafilosofico, perché altrimenti c'è il vincolo di una razionalità spietata, implacabile, che vorrebbe sempre ricondurci alle certezze, a farci dire: ecco, così è stato, ma tu sei un eroe perché ti sei comportato nel modo X e non nel modo Y. Tutto questo non avrà più senso se solo lasciamo la presa dell'io e troviamo qualcuno che, senza parole, possa accogliere le nostre, come quel filosofo cinese che lanciò il suo grido di dolore perché non poteva trovare interlocutori in grado, non dico di capirlo, questo può essere e può essere finzione, ma solo di trascurare l'ego per inoltrarsi nei territori che io dico a costo di ripetermi del nudo.